Posso scongelare i pomodori interi, farne il sugo e poi ricongelarlo? Congelare i pomodori durante il periodo estivo, quando sono nel pieno della loro maturazione, per averne una scorta sempre pronta nei mesi invernali, è una pratica diventata molto comune. La comodità di avere alimenti sempre a disposizione, anche quando non sono tipici della stagione in corso, è il motivo principale per cui sempre più persone ricorrono al congelamento degli alimenti. E anche i pomodori non fanno eccezione. Il modo migliore di conservare i pomodori in freezer è quello di congelarli interi, ben puliti e asciutti, inseriti in appositi sacchetti o in contenitori di vetro ben chiusi, apponendo esternamente un'etichetta riportante la data di congelamento. I pomodori infatti si possono tenere in congelatore fino ad un massimo di 6 mesi. A causa della loro buona quantità d'acqua, con il congelamento e il successivo scongelamento si corre però il rischio di perdere una buona quota di nutrienti, specialmente vitamine e antiossidanti, dato che il congelamento casalingo non rappresenta il sistema ottimale per la loro completa conservazione. Al di là di questo aspetto, è possibile scongelare i pomodori, cuocerli per farne del sugo e poi ricongelare quest'ultimo. Il passaggio della cottura è infatti fondamentale per poter ricongelare un alimento precedentemente scongelato, anche se non è del tutto sicuro dal punto di vista della sua salubrità. Un suggerimento furbo è quello di congelare il sugo ottenuto in monoporzioni, così da poter utilizzare solo le quantità strettamente necessarie che ci serviranno in futuro.